I nostri presepi sono belli, pieni di montagne, di ruscelli, di pecore, di pastori. Il presepe che avete visto qui è essenziale, o meglio, questo non è un presepe, è una natività. Eppure ha i suoi piccoli particolari. Bene, quando noi mettiamo questi personaggi, le pecore, i pastori, questi animali, quindi pastori, i personaggi, i ruscelli, le montagne, che cosa significa tutto ciò? Lo ripeto. Il presepe è la scrittura, la parola di Dio rappresentata. Quanta emozione, dice Papa Francesco, dovrebbe accompagnarci mentre collochiamo nel presepe le montagne, i ruscelli, le pecore e i pastori. In questo modo ricordiamo, attenzione, come avevano preannunciato i profeti, che tutto il creato partecipa alla festa della venuta del Messia. Gli angeli e la stella cometa sono il segno che noi pure siamo chiamati a metterci in cammino per raggiungere la grotta e adorare il Signore. Il presepe ci rappresenta la storia del Dio di Abramo, del Dio di Isacco, del Dio di Giacobbe, che si incarna in Gesù. E la natività, Natale, ha sempre un verbo, che è un verbo di movimento, è camminare. Ecco perché il Papa dice la stella e gli stessi pastori che si mettono in cammino ci devono ricordare che anche noi dobbiamo metterci in cammino. Per esempio, il cammino dei pastori dal posto dove stavano a vegliare le loro greggi alla grotta a Betlemme, cosa ci ricorda se non l'esodo del popolo di Israele che cammina dalla schiavitù verso la libertà, che cammina dalla morte verso la vita? Natale è proprio questo, uscire, rialzarci, liberarci dalle nostre schiavitù, dalle morti interiori, attraversare i deserti della nostra esistenza per arrivare alla nuova vita, alla terra promessa, che è Gesù, il figlio di Dio, il figlio di Davide, il Messia. Vi aspetto domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti!